estendo ad un'antica tradizione gravinese, lucana, perché la Gravina dobbiamo capire che siamo vicini alla Lucania, quindi le tradizioni si mischiano un po' fra le due regioni. Signore, che cosa state facendo voi? Stiamo invilando con il cotone, la Vamos la chiama. Benissimo. La Vamos, stiamo invilando i diavoletti per farli asseccare per l'inverno. Quindi con questi qua si fa il famoso peperone crusco che, sì, sì, che fanno sì, i rinomati, diciamo, sì, ristoranti. Sì, oppure quando cucino la pasta con la verdura fai l'aglio fritto e metti pure due diavoletti per mangiare per secondo, li frantumi sulla pasta. Benissimo. Si può fare con conditi la sera arrostiti, poi fatto con l'aglio, l'olio. E... Benissimo. Grazie assai. A voi. Abbiamo già detto prima, siamo a questa bellissima seconda edizione della festa dell'uva e del vino a Gravina. E qui abbiamo l'azienda Fiore. Abbiamo quindi colline della Colli della Murgia. Quindi, come possiamo vedere, la tradizione della Puglia, del vino a Gravina, è a livelli proprio altissimi. Non per niente lo stemma di Gravina, grana, data et vino, da grano e vino. Oggi siamo con il grande, noi lo reputiamo un grande Peppino Zucchero, che con la sua arte ci trasmette tutta la storicità della cultura tradizionale contadina del nostro paese. Peppino, cosa c'hai da dire? Hai detto una verità, perché è un discorso che porto avanti da più di un cinquantennio. Sono figlio di contadini. A casa mia, questa era la cultura che navigava e quindi mi sono impregnato di questa cultura e col tempo, con un po' di scuola, con diciamo un po' di cultura, ho cercato di farne tesoro di questa esperienza acquisita in famiglia e l'ho portata in giro. È stata una sfida con me stesso. Beh, a dire la verità, il credere mi ha portato a portare, il gioco di parole, mi ha portato a portare tutta la cultura nostra in giro per tutta l'Italia. Da Milano alla Sicilia sono stato, perché era un qualche cosa che avvertivo dentro, che sentivo, e quindi mi è stato facile trasmetterlo. E noi non possiamo fare nient'altro che ringraziarlo di questo, come persona, da parte mia, che siamo innamorati della nostra terra. Quale miglior rappresentante ci può essere per la nostra terra? Chi trasmette proprio il calore della tradizione, il sapore della terra, si può dire, della nostra tradizione. Peppino, ma nell'ambito di questa festa oggi, come la vede oggi questa festa? Ma io sono contento che entra nell'animo dei nostri gravinesi, dei nostri concittadini. Quindi queste idee bisogna soltanto supportarle, aiutarle, valorizzarle, perché come dicevo e dico sempre, noi siamo l'innesto riuscito, no, della nostra cultura. Quindi la tradizione con queste manifestazioni bisogna aiutarla e sopportarla soltanto e basta. Certo, si può sbagliare, però il fatto
c'è un animo che comanda sopra di noi, il fatto che c'è una cultura che comanda sopra di noi, senz'altro darà un risultato, anche per le generazioni future. Grazie Peppino, grazie di vero cuore, anche a nome della relazione. Grazie a voi. È stato un piacere parlare con lei. Grazie. Lei è the fish, con tu. Grazie ancora, anche per questo, caro Peppino. Allora, noi abbiamo già incontrato la nostra signora Lucia De Marzio. Lucia De Marzio, appunto, che ci ha invitato a visitare questa bellissima mostra. Quindi, Lucia, posso chiamarla Lucia? Certamente, sì. Ci spiega un po' in cosa consiste questa mostra? Questa mostra è praticamente la concretizzazione di una innovazione. Abbiamo voluto arricchire la tradizionale festa dell'uva con un momento culturale che vede l'esposizione di opere di artisti gravinesi, esclusivamente gravinesi, che si sono dilettati sul tema uva, vite, vino, vendemmia. Quindi ci sono stati artisti che hanno creato delle opere per questa manifestazione in particolare, altri invece che avevano già qualcosa nel loro repertorio artistico. E ci sono artisti che hanno usato diverse tecniche, ci sono gli scultori del legno, del tufo, ci sono anche artisti molto famosi e non più viventi, come Peppino Marino, che ci ha deliziato di questa opera meravigliosa, la festa di Bacco, o come Gaetano Bellino, scultore pregiatissimo. E poi altre opere sul legno, addirittura lavori su carta. Quest'artista ha rappresentato il grappolo d'uva con delle piccole sfoglie in carta. Ci sono lavori artigianali dell'artista Di Nardi, dell'arte del legno, e ancora lavori dipinti sulla pelle di due artiste gravinesi, Angela Di Pasquale e Silvana Tota. Veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Siamo stati felicissimi di organizzare questa mostra di arte e artigianato per dare possibilità ai gravinesi di deliziare i propri occhi con queste opere e agli artisti di farsi conoscere un attimino di più. Grazie. L'unica cosa che possiamo dire è grazie. La cultura non si rifiuta mai ed è sempre ben accetta. È sempre ben accetta. Fa bene al cuore. Esatto. La cultura fa bene al cuore. Grazie di nuovo. Arrivederci. Siamo qui con il consigliere. No, non sono consigliere, io sono presidente dell'associazione politica Futura. Presidente dell'associazione, mi dispiace di aver sbagliato, ma avrei preferito che fosse anche consigliere. Grazie, comunque, grazie. Presidente, sì. Come nasce questa idea? Allora, Futura ovviamente è un'associazione che ha portato come lista, ha fatto un ottimo risultato, è la prima della coalizione ed è con la rappresentanza dell'assessore tra le altre deleghe e gli antichi mestieri e con due consiglieri. All'interno di Futura abbiamo la fortuna di avere come tesserati il Cortile Monforte e quindi abbiamo ovviamente deciso di aiutare, di collaborare con questa ottima iniziativa, e la seconda edizione, la voglio dire anche l'anno scorso c'è stata, a questa iniziativa che ha comunque ha cercato di migliorare, ovviamente ogni anno le edizioni servono appunto a migliorare, a vedere gli errori. Verissimo, esatto. E quindi abbiamo collaborato con loro affinché questa
questa avventura si realizzasse. Vi ringrazio con tutto il cuore, grazie, ed è stato un piacere. Grazie a voi, alla prossima. Arrivederci. Allora, buonasera. Buonasera. Questa sera siamo a questa bella festa dell'Uva e ascoltiamo Buonasera, benvenuti. Stasera appunto c'è la festa dell'Uva e del Vino. Festa che serve per recuperare, diciamo, un po' la memoria e le tradizioni, il patrimonio culturale immateriale, quindi tutto quello che si faceva durante la vendemmia. Tra un po' ci sarà il rito della raccolta, della pigiatura e poi appunto la festa conclusiva della vendemmia. Quest'anno siamo alla seconda edizione e ringraziamo le cantine che hanno partecipato, e quindi Cantina Fiore, Colli della Murgia, Potromaglio, Cantina Capone, Pepe e Cantina Liane. In più ringraziamo l'associazione Futura che ci è stata vicino nell'organizzazione e nella sistemazione dell'intera festa. Grazie. Vorrei sentire la signora Lucia. Buonasera. Quella bella iniziativa che avete organizzato. Abbiamo organizzato questa mostra di artisti gravinesi che hanno esposto le loro meraviglie sotto il nostro suggerimento, nel senso che abbiamo dato un tema, e il tema era uva, vite, vendemmia. E gli artisti si sono espressi a loro modo, in maniere assai particolari. Abbiamo organizzato questa mostra per portare anche un po' di cultura in una festa tradizionale. Un po' di vino in più che male fa, voglio dimenticare. Buonasera a tutti. Che fanno già del 10 di luglio, perché fanno le scimante, invece qui a Grano non abbiamo per fare partita, facciamo un pedale da un altro, e questo deve andare bene.